Buonasera ragazze, ecco il secondo video di tonificazione. Vi avevo promesso di fare un video con le cavigliere, eccole qua, quindi dovreste averle già pronte. Le cavigliere possono essere da 1 kg, da 2 kg, o in mancanza delle cavigliere potete comunque utilizzare i pesetti che avete preso ieri, cioè le bottigliette da 0,5 litro. Eccole qua. Intanto le appoggiamo un attimo per fare un po' di riscaldamento. Spieghiamo un po' da una parte all'altra. Sui gomiti. Scaldiamo anche le braccia, perché ci serviranno, eh? Tonifichiamo un po' tutto, braccia e gambe. Un po' il tallone. E cambio. Staccaccia ancora. Appoggia. Anche la ferma. E cambia. Sul ginocchio. Anche più forte, dietro al ginocchio. Occhio a questo lampadario. Ecco, controllate di non avere qualche pericolo, eh. Anche il piede. Benissimo. Mazza. Butta fuori l'aria. Fuori l'aria. Allarghiamo un po' le gambe. Facciamo dei piccoli piegamenti. Spingete bene tutta la pianta del piede, anche l'esterno, per sentire bene i muscoli delle gambe. Poi vi fermate al centro con le mani dietro le orecchie e inclinate un po' il busto. Allungate anche la mano. Perfetto, giù e fuori l'aria salvo. In. Perfetto, risaliamo piano. Andiamo a prendere le cavigliere. All'inizio le utilizziamo come se fossero due piccoli pesetti. Teniamo i piedi paralleli, facciamo un bel respiro. E fuori l'aria, apri bene le costole. Dove mi fermo? Dove aggancio al dorsale le mie braccia. Inspira. Non abbiate fretta, fermate il movimento per sentire il muscolo. 6, 7, 8, mantengo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo. Porta il pesetto davanti al petto, fuori l'aria. Inspira. Inspira. Questi esercizi tutti e due per le spalle. Inspira. 5. Apri bene le costole, attiva bene gli addominali. 6. Rilassale anche, tieni bene appoggiata le gambe. 7. Anche due pesetti
da un chilo possono diventare molto pesanti. Allarga bene le braccia, sostieni bene il petto. Se sei già allenata, farò una fase e l'altra, vedete, manteniamo la forza sulle braccia, altrimenti appoggiamo le cavigliere a terra. Espira, bicipite. Benissimo, 6, 5, 4, 3, non vi preoccupate, ogni gruppo muscolare ve lo illustrerò. Andiamo a chiudere i gomiti davanti a noi per aumentare l'intensità del lavoro sui bicipiti e immaginiamo di dare un piccolo pugno verso il soffitto. Tenete la mano allineata al gomito e il gomito allineato alla spalla. Inspira ed espira. E facciamo ancora 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, tricipite, allungo bene il pesetto verso l'alto, inspiro. Lasciate cadere bene le braccia dietro, inspira. Non muovete il gomito e lasciate cadere bene la mano dietro, di più senza muovere il collo. 4, 5, 6, guardate, questi sono esercizi che possono fare tutti, non sono pericolosi, tenete bene le spalle rilassate, 7, 8, 8 li facciamo insieme, avvicinando le mani, eccolo qua, cercate di tenere i gomiti stretti, di lasciar cadere il pesetto, così, e spingere le braccia verso l'alto. 6, 7, all'8 resto, lascia cadere le mani, vai, palleggia. Ultimi 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspira, riporta e lascia le braccia lungo i fianchi. Addominali. Mantieni fermo il bacino, lascia cadere il pesetto verso il piede. Mantieni la nuca allineata. Altro addominale, un po' più pesante, sulle braccia tese verso l'alto. Mantieni il peso, non staccare le braccia dalle orecchie. Chiudi il mento e senti tutto il peso sul diaframma. Guardate che è molto difficile tenere il mento chiuso, non staccate le braccia dalle orecchie. Inspiro, apro, espiro, chiudo il mento. Inspiro, apro. Tutta la forza sugli intercostali, diaframma, fuori l'aria, risucchia bene il muscolo trasverso. Ultimi due. Fuori l'aria. E inspiro.
lascia cadere le spalle, lavora bene sulle costole, mi raccomando. Il miglior modo per fare gli addominali è immaginare di essere un pugile e quindi sollevare bene l'anca, aprire leggermente e portare la mano dietro all'orecchio. Qua. Usare bene le costole. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Lavora bene con la costola. Cercate bene di sentire questa chiusura, ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. Infiliamo il cavigliere. Approfittatene per bere un goccio d'acqua. Eccolo qua. Fate molta attenzione quando avete le cavigliere, perché non è la stessa cosa che lavorare a corpo libero. Vi consiglio di scivolare sugli avambracci e di controllare bene la posizione. Non vi buttate sulle spalle, altrimenti i glutei non lavorano. Allontanarsi bene dai gomiti, rilassare bene le anche e il bacino. Inspirare, un piede fa forza e rimane a terra. Con l'altra gamba anca libera, fuori l'aria, solleva. Non dovete mai muovere le anche, non dovete mai inarcare la schiena. Sollevare bene la testa, guardare dritto davanti a voi. Più il ginocchio si avvicina verso il petto, più il movimento dell'anca è libero e sciolto. Non conta quanto sali, ma conta quanto stai lavorando in maniera sciolta sulle anche, altrimenti non tonificherai mai i glutei se non impari a liberarli. 7, all'8 ti fermi e inspirando spingi bene sull'anca e scivola dietro al ginocchio opposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, completate il movimento fino in fondo, 8, 7, 6, 5, 4, inspira quando scendi. 3, non avere fretta, anzi rallenta, rallenta. 2, gli ultimi si fanno meglio. All'1, fermala, appoggia il tuo piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rallenta. Non portarti col peso sulle spalle. Ultimi 8, 7, 6, 5, lo so che brucia, rallenta, 4, 3, 2, brucia, brucia, 1, lascia il piede libero e ritorna. Fai un bel respiro, spingi bene le anche indietro, mi giro così vedete bene, in appoggio sugli avambracci, andiamo a cambiare gamba, non inarcate la schiena, mantenete la schiena in posizione neutra, ma invece abbassate bene il petto verso il pavimento, sulla testa mi raccomando,
Non dovete mai stringere i glutei quando fate questo esercizio. 6. Dovete usare i muscoli delle gambe, il gluteo lavora perché frena il movimento, solo se è libero. 8. Non portate il peso sulle spalle, non abbassate mai la testa, mi raccomando. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Più siete felici, più viene bene l'esercizio. Inspira, tieni, tieni, spingi per le lati indietro. Incrocia. Vai, 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 vai a cercare il pavimento. 3. 4. 5. 6. Sulla testa. Allontanati dai gomiti. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, accompagna, accompagna lentamente il movimento, rallenta gli ultimi, accompagna, accompagna bene il movimento, senti i muscoli, ultimo, eccolo là. Andiamo ad appoggiare il nostro piede sotto il ginocchio. Leg curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se stringi il gluteo non potrai lavorare il femorale, eh? Non stringere il gluteo. Benissimo, vai, 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 ultimi due, lento, brucia, benissimo, ritorna, fai un bel respiro, spingi bene il bacino indietro, eccolo qua, cambio un attimo posizione, tieni i piedi paralleli, per fare questo esercizio ti consiglio di mantenere un appoggio della mano sotto al bacino, perché l'esercizio è molto intenso. Se sentite che portate il peso sulla schiena, togliete subito le cavigliere, ve lo consiglio. Quindi allunghiamo, portiamo le mani sotto ai glutei per sicurezza, ma teniamo le braccia belle tese, le scapole sono vicine, portiamo le ginocchia parallele. Per chi non ha tanta forza, farà l'esercizio in questa posizione. Vi faccio solo una sequenza: scendo con la gamba destra, scendo con la gamba sinistra, apro la seconda, apro e la terza su. Ok, chi invece è già allenato, conosce il movimento, inspira, portiamo le ginocchia parallele, portiamo le gambe tese verso l'alto, mi raccomando lavorare con il controllo degli addominali, inspirando scende la gamba destra, quadricipiti. Quattro, cinque, sei, sette, non perdete mai il controllo mentre scendete, 9, 10, apro, tengo fermissima la gamba sinistra, allargo la destra e viceversa. Cosa deve succedere? Non devo mai saltare sulle mani. Non devo mai perdere il controllo della gamba che rimane ferma. 6. Lavoro con l'interno e con l'esterno coscia. 7. 8. 9. A 10 stringo bene i quadricipiti, fuori l'aria sollevo il bacino. Lascio cadere la gamba verso il pavimento. 1. 2. Rilassa le anche per poter lavorare col femorale. 3. Quindi il ginocchio si flette leggermente, benissimo. Lavorerò meglio con il bicipite femorale. L'importante è mantenere l'addome contratto,
addome contratto, sentirete molto anche i glutei, inspira, non precipitate verso il pavimento, mi raccomando, ok, fermi là, scendi vertebra per vertebra, sul petto verso l'alto riparti, 1, 2, 3, una volta è facile, 4, 5, 6, 7, non perdete il box, 8, 9, forza che ce l'abbiamo quasi fatta, apri, 1, 2, 3, vi do un consiglio, un grande aiuto, quando apro la gamba destra, contemporaneamente allargo bene la costola sinistra e viceversa, 6, 7, questo mi permette di avere un grandissimo controllo sul core, 9 e al 10 salgo, stringo bene i quadricipiti, lascio cadere la gamba, 1, 3, 4, 5, 6, questo è importante, non la gamba che tocca il pavimento, questo è importante, rilassale anche, 1, 2, 3, stringi gli addominali e rilassale anche, 4, 5, 6, si sente tantissimo sui femorali questo esercizio, tutto il peso della cavigliera, se le tue anche sono perfettamente rilassate andrà sui femorali e scendi vertebra per vertebra, fai un bel respiro che chiudiamo proprio con gli addominali, quindi inspiro, lascio le gambe tese verso l'alto e fuori l'aria, chiudo bene il mento, inspiro, quattro, cinque, gli addominali li facciamo come scendendo, 6, all'inverso praticamente, fuori l'aria, 7, mentre peggiora, quindi mentre si rende più difficile la posizione del diaframma, si rende più semplice quella delle gambe, allora portiamo le ginocchia a tavolino, ma inspirando portiamo le braccia ben tese dietro e andiamo a unire, 4, inspira, parti chiudendo il mento, 4, mantieni il box, le braccia sono tese, 6, dai che è l'ultimo esercizio, inspira, 7, 8, facilissima la posizione delle gambe, eccola qua, fuori l'aria, difficile la parte del diaframma, chiudo il mento, 7, 8, ultimi 2, 9, e stop, se siete bravissime potete ripetere per 3 volte il circuito, buon lavoro.